Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. È con grande gioia che ci ritroviamo qui nella Chiesa di San Benedetto. Un'attesa lunga è stata la nostra in questi anni, poter riavere per l'uso liturgico, per il culto, questo splendido gioiello. Grazie a Dio vediamo oggi, ecco, realizzato questo nostro desiderio, questo nostro sogno di riavere aperta questa splendida Chiesa. Rendiamo grazie a Dio. Davvero di cuore diciamo al Signore grazie perché abbiamo questo luogo straordinario dove è possibile ammirare i capolavori di arte che sono contenuti, ma soprattutto è possibile pregare, incontrare Dio, come hanno fatto tante nostre sorelle nei secoli passati che qui hanno avuto la loro dimora, le monache cistercensi. E allora viviamo con il cuore colmo di stupore e di meraviglia questa celebrazione. Siamo nella solennità del corpo e sangue del Signore, solennità che avrà domani sera il suo epilogo nella celebrazione e nella processione eucaristica. E allora rendiamoci degni di ricevere i doni che il Signore oggi ha preparato per noi. Lo facciamo purificando il nostro cuore da ogni peccato. Riconosciamo in mente allora le nostre miserie, i nostri